la nostra amica Licia. Licia è tornata per il controllo dopo un anno dall'intervento, Certo. perché Licia si è operata il 18 ottobre del 2011. Licia ha già fatto una videotestimonianza quando? 6 mesi fa? Forse Sì, circa, mi sembra di sì. sì. E durante questa videotestimonianza disse che appunto avrebbe continuato ad aggiornarci sulla sua Sì. situazione. Quindi do la parola a Alicia. Prego. Mi sembra che niente sia mutato da 6 mesi a questa parte, 6, 8 mesi a questa parte. Diciamo che però. Ricordi un attimino, Alicia, soltanto per chi non l'ha vista, cosa disse 6 mesi fa. Non mi ricordo, Allora non mi ricordo, non mi ci vuole fare un ricordo. riassunto in generale dall'intervento? Dunque, Molto ecco, breve. l'unica cosa positiva di cui mi sono resa conto senza dubbio alcuno è che io adesso ho le estremità calde, mani e piedi caldi, mentre prima erano gelidi, tutti e due, entrambi, sia le mani che i piedi. E adesso, ovviamente, tutti stiamo sempre meglio quando a livello psicologico siamo positivi, quando siamo contornati da gente che ci piace, Beh, quando certo. siamo, ecco. Chiaramente se questo c'è, io mi miglioro ulteriormente, però di cose effettive e reali riguardanti un eventuale miglioramento non ne vedo, non ce ne sono secondo me. Lei, ad esempio, mi raccontava di avere delle difficoltà vescicali, Sì, esatto. una stanchezza molto invalidante. Quello non è cambiato dall'intervento? No, ecco, se devo fare una passeggiata particolarmente desiderata, vinco anche quella stanchezza, però comunque la stanchezza permane, lo stesso, ecco. Mentre per i problemi vescicali? È sempre la stessa cosa, non è mutato niente. Quindi lei dall'intervento non ha avuto No, grandissime non ho avuto grandissimi miglioramenti, escluso quel fatto delle lì. estremità Esatto, calde. esatto. Quello senza dubbio esiste, però di Quindi altre. lei non lo rifarebbe l'intervento? No, io lo rifarei subito. Sì, lo rifarei. Anche perché sono convinta che quella sia la strada giusta. E secondo lei perché non ha Probabilmente fatto? non è l'unica via da percorrere per risolvere il problema della sclerosi multipla, la disostruzione delle vene, l'angioplastica, però secondo me è uno degli ingredienti che serve per comporre questo dolce che è la guarigione sulle sclerosi multiple, per la sclerosi multipla. Ok, Licia, la ringrazio molto e ci vediamo la prossima Niente, volta. va bene.